Bentornati, come annunciato abbiamo qui Roberto Di Vito, come Salve. Non annunciato abbiamo 5 cortometraggi e non 4 come avevo detto prima. Benvenuto a Roberto innanzitutto. Grazie. Ti ho quasi mozzato la parola in bocca. Roberto ha una carriera abbastanza lunga come autore e noi qua lunga cerchiamo come di... corto, come lunga, corte. Lunga come cortista paradossalmente, anche se poi c'è anche un mediometraggio sì, poi sì. trasformato in una versione più corta, cioè Confine della città che durava 34 minuti. Ecco, però poi Limbo invece ce ne dura 23, quindi sì, ci sono ecco, questo autore di Backstage, c'è cioè il famoso Backstage degli spot di Fellini per la Banca di Roma e di altre cose. Noi qua vi facciamo vedere, non abbiamo tutto lo spazio per farvi vedere le cose sue più narrative e più lunghe. Io volevo farvi vedere Sole, che era un film abbastanza interessante, un thriller molto distillato, molto puro, in cui veramente c'è un solo personaggio chiuso in una casa, una situazione terrificante che in realtà poi non sarebbe terrificante ma lo diventa per una serie di concomitanze. Alcune atmosfere di Sole le vedrete poi condensate in 30 secondi in un altro corto che si chiama Segnali, che poi vedremo un po', secondo me è abbastanza collegato. Allora, parliamo di questa tua evoluzione dal narrativo al non narrativo, però sempre mantenendo questa linea geometrica poi alla fine. Innanzitutto sì, diciamo che anche adesso spero poi di realizzare anche altri filmati narrativi, tra l'altro spero poi di realizzare finalmente un lungometraggio, però magari ne parliamo dopo. Sì, e i miei corti, ma mi sono sempre piaciuti queste indagini attraverso l'immagine su quello che ci circonda e vederlo sotto un'ottica diversa, quindi soprattutto ecco anche in questo qui Curve e in altri miei cortometraggi, cioè fare del microcosmo un macrocosmo attraverso l'uso dei dettagli, delle inquadrature e vederle sotto un'altra ottica, sotto un'altra luce. E le geometrie mi hanno sempre affascinato perché forse rimandano a un'altra realtà, secondo me, possono dare delle sensazioni, possono esprimere dei stati d'animo. Sei un filmmaker che ha fatto una bella serie di cose, adesso soltanto i titoli che stiamo citando qui che non riusciamo, sì. a far vedere. Tu mi dicevi hai utilizzato praticamente tutti i formati sì, tecnici. Da una parte questo mi piace girato... sottolinearlo. Questo è mini TV, le ultime cose sono girate in mini TV, infatti quelle un po' più sperimentali, anche perché costano di meno, quindi c'è anche un problema che è sempre importante nel cinema professionale ma anche nel cortometraggio, del rapporto costo e resa tecnica. Certo. Col mini TV ti permette di esplorare insomma, visivamente, insomma, di utilizzarlo in vari modi e spendendo poco. Adesso con tutti questi sviluppi della nuova tecnologia digitale, del computer, permette appunto una flessibilità economica e visiva maggiore, secondo me. Ma il montaggio di questa cosa qua te lo fai tu a casa? Ti devi appoggiare a una struttura? Sì, quello poi dipende da ognuno. Io ancora mi appoggio a una struttura esterna perché non ho un computer abbastanza potente per montarlo a casa. Però faccio un premontaggio a casa con due VHS per avere un'idea chiara, anche per spendere meno poi alla sala montaggio, che sono ancora abbastanza costose per un semplice ragazzo, diciamo. Sì. E poi vado a montarlo, lo finalizzo, come si dice, viene finalizzato in studio. Ecco, allora, La Notte del Giudizio invece era un 16 mm, Solo addirittura era un 35. Sì, La Notte del Giudizio era 16 mm autoprodotto, La Notte del Sole invece è un 35 mm con una piccola troupe quasi professionale. E poi ho fatto Ai Confini della Città, che penso è stato girato con due formati diversi, in 16 mm e in 35, a distanza da un anno l'uno dall'altro. È stato un film più complesso, il mio dura 34 minuti, ma anzi 37 minuti proiettato e 34 in video, perché le velocità sono diverse. Cioè, posso sottolineare che ha vinto il Globo d'Oro come miglior corto italiano nel premio della stampa estera del 98, mi fa piacere dirlo, è stato il premio più ufficiale che ho vinto, più importante che ho vinto. Citiamo allora anche il premio vinto da Righi a questo punto per competenza. Sì, ho vinto per fortuna, ho vinto vari premi, tra cui questo ultimo Righi che ha vinto a Montecatini, poi ho preso un premio della giuria Huesca, che è un festival spagnolo, e quindi è andato molto bene, insomma, è stato preso in vari festival, insomma, è andato molto bene. Io volevo farti un po' di domande sulla musica, cioè perché allora nel primo film, La Notte del Giudizio, la musica non era tua, però da quello successivo in poi hai sempre tentato di farla io la musica, scritto, diretto e montato, anche creato la musica. Mi piace tantissimo, io volevo iscrivermi al conservatorio e quindi ho sempre suonato un po' anche pianoforte e tastiere. E quindi mi piacciono certe suggestioni che poi la musica può evocare, e
e niente, quindi poi ho sempre tentato di utilizzarlo almeno solo per i miei cortometraggi e le reputo efficace, ecco. Penso che non ho una grande tecnica virtuosistica, però penso abbastanza per rendere efficace certe atmosfere. Quello che serve, come sì. John Carpenter, che infatti, che beh, io sono un grande stimatore, ho visto tutti i film di John Carpenter, quindi mi piace parecchio, anche per questo fatto così più artigianale che lui ha. Sì. L'idea mia, che una volta se ho la possibilità di esprimermi con mezzi superiori nel lungometraggio, sarebbe quella appunto anche di partire dai pezzi musicali. Però purtroppo, insomma, il cinema, soprattutto in Italia, ma in generale invece, è molto strutturato sulla narrazione classica, sul romanzo ottocentesco, certo. Anche un po' teatrale, secondo me, di impostazione. Quindi è difficile rendere sulla carta i progetti che partono da idee musicali, a meno che non sia già un nome. Le idee visive diventano più difficili. Sì. Quindi questo è il problema. Ecco, questo però rinvia la tua esperienza nel mondo pubblicitario. Sì, no, ti ringrazio. Anche qua io ho lavorato tanti anni con la Filmaster e comunque mi ha formato un po' professionalmente, ho fatto tanti backstage. Il più importante dei quali è stato quello su Federico Fellini, un backstage che ho girato mentre lui realizzava i spot per la Banca di Roma. Anche quel backstage è andato molto bene, ha preso dei premi al Backstage Festival a Bologna, anzi ho vinto pure dei soldi lì. E questo, tra l'altro, questo backstage è passato in televisione e anche a Canale 5, è passato mi sembra a Chuck e a Prisma di Mollica. Devo dire, un po' mi posso lamentare che non hanno messo nei titoli di coda il nome mio, vabbè, lasciamo perdere. Vabbè, forse... noi in compenso l'abbiamo messo continuamente. Per aver messo tutti i titoli completi. Quindi, ma a parte il progetto del lungometraggio, questo prima diventa, per noi questo poi interessa oltre che... Sì, purtroppo i cortometraggi sono seguiti e hanno un loro grande valore artistico, una loro dignità, però purtroppo non permettono di, come dire, di guadagnare, è una specie di limbo anche questo dei corti, del mondo dei corti. Il tentativo di fare il lungometraggio è difficile, perché è difficile sia in fase di sceneggiatura, secondo me, anche per quello che voglio io, ma sia anche perché c'è una selezione molto forte, difficile, contano anche le pubbliche relazioni, insomma, e così via. E la sceneggiatura ce n'è una già pronta. Sì, una già pronta che ho portato, anche questa per l'articolo 8, e non so se adesso non so se a marzo o anche più là devono dare delle risposte, ma sono tante, sono 200 sceneggiature, ne devono prendere massimo 20 e quindi sarà difficile riuscire a superare quel concorso. Vabbè, non partiamo sì. Pessimisti. Comunque, insomma, appunto, volevo riprendere che appunto sì, ho avuto l'onore di lavorare con Argento, che anche te hai conosciuto, intervistato. E quindi sarà anche lei una esperienza lavorativa interessante, seguire le sue lavorazioni dei film, soprattutto in post-produzione. E poi con la Filmaster ho fatto questi backstage. Come aiuto, non solo... cioè tu hai lavorato come anche assistente, come assistente su film lungometraggio. Sul lungometraggio, che era quello di Michele Soavi, La Setta. La Setta. Un po' particolare, che tuttavia a me l'ho trovato anche interessante. E niente, quindi la speranza maggiore però è di riuscire a fare il lungometraggio che permetta appunto un'autonomia, anche, come dire, una maggiore identità come regista, insomma. Che certo. Purtroppo sei in questa terra di mezzo. Si resta sospesi. Sì, nonostante si abbia fatto un corpus che ormai comincia a essere. Sì, che ho preso anche per fortuna tanti premi, quindi la speranza è questa, insomma. Bene, io ringrazio Roberto per essere venuto qui a ripercorrere. Poi non abbiamo potuto farvi vedere le prime cose, ma non è detto magari, che non si possa fare in futuro, in magari secondo momento, in un'edizione accresciuta di questo. Secondo momento, ringrazio incontro. Te e voi di questa possibilità comunque che avete date ai cortisti di parlare, a gente. Così che si propone. Siamo qui per quello, perché si veda il volto dietro i corti, visto che i corti piacciono, almeno sapere chi li fa. Perché e come soprattutto. Sì. Grazie bene. Roberto, appuntamento a voi alla prossima settimana, le solite ore che non sto a ripetervi per l'ennesima volta, Short Village Magazine. Buona settimana.